Bentrovato, un nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format video realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi ti porto in una professione un po' complicata, ha a che fare proprio con lo sviluppo delle reti in franchising. Tanto se ne parla, ma oggi in studio con me c'è Luca Compiani, Expansion Manager di Remax Italia. Ben arrivato. Grazie mille. Così chiediamo direttamente a te un po' quali sono queste sfide. Allora, tu svolgi una delle professioni più, non antiche del mondo, ma più difficili nell'ambito immobiliare, no? Fare sviluppo di rete significa di fatto vivere la pressione degli obiettivi e nel contempo però devi anche salvare il concetto di qualità. Certo. Come fai a restare in equilibrio? Bella domanda, partiamo subito. Sì, sicuramente sia per un expansion manager, per un venditore, i numeri sono importanti, quindi è sempre importante dare risultati attraverso la quantità, anche per un'azienda logicamente. È logico che puntiamo e dobbiamo anche dare molta qualità al nostro lavoro e ai nostri risultati. Come fare questo? Come riuscire a mantenere l'equilibrio? Credo che la nostra forza sia proprio quella di andare dritto fin dall'inizio a parlare e quindi a coinvolgere i professionisti del settore. Quindi la nostra ricerca parte proprio da lì, magari con una ricerca attiva sul territorio, nella zona in cui abbiamo deciso di aumentare la nostra presenza o comunque sia di aprire il mercato, partendo dai professionisti che già sono presenti, quindi dagli agenti immobiliari, dalle agenzie, facendosi conoscere, in questo modo conoscendo chi veramente si differenzia per professionalità, per esperienza e appunto per lungimiranza. È logico che dopo è un lavoro soprattutto di quantità, logicamente più quantità facciamo e più possiamo veramente scremare e quindi esatto, arrivare alla qualità alla quale noi ambiamo. Okay. Più delle volte ci riusciamo. Si può anche sbagliare. Certamente. Nonostante questo, io so che tu sei stato il venditore numero uno al mondo. Corretto, sì. Nel franchising Remax. Sì. Ci racconti scorso... in 30 secondi questo grande successo? È stata una bella emozione, un bel risultato. Dove ti hanno premiato? A Las Vegas, okay. Alla convention nazionale che si tiene ogni anno a Las Vegas, la convention internazionale in cui vengono appunto premiati i risultati maturati l'anno precedente. E tu sei il numero uno al mondo? L'anno scorso, sì, nel 2018 sì. Ho avuto la fortuna negli ultimi 3 anni di essere premiato sempre tra i primi 5. Sì. L'anno scorso abbiamo sbancato come Remax Italia, è stato un bel anno. Diciamo che l'impegno ha pagato. Allora, il successo, restiamo in tema di successo, sì, è un elemento soggettivo, no? Per alcuni significa libertà, per altri ancora è ricerca di consenso, di accettazione, per altri ancora avere più tempo per fare cose. Sì. Come fai tu ad intercettare nel tuo interlocutore il significato di successo? Perché è evidente che quando vai a parlare con un potenziale affiliato vai oltre un'elencazione fredda dei servizi, devi andare magari a comprendere bene quali sono quelle leve emotive che certo, possono spingerlo a, diciamo, aggregarsi, in questo caso a Remax, per conseguire la sua visione di successo. Certo, penso che il segreto, se così si può dire, per poter appunto capire quali sono gli obiettivi, che possono essere appunto diversi, come elencavi tu, sta nell'ascoltare, quindi anziché appunto elencare quali potrebbero essere i vantaggi che avrebbe affiliandosi a Remax o a qualsiasi altro franchising, capire in primis cosa sta cercando, cosa vuole, quindi parlando, facendo una chiacchierata come magari stiamo facendo in questo momento, capire cosa ha fatto, cosa sta facendo, cosa magari vorrebbe fare di più. In questa chiacchierata, creando quindi empatia e quindi magari fiducia, il prospect, l'affiliato, l'agente immobiliare molte volte ti fa capire veramente quale sarebbe il suo sogno: avere più tempo con la famiglia, diventare il leader del mercato o guadagnare anche semplicemente di più. Una volta fatto questo, identificata veramente qual è il proprio obiettivo di crescita, andiamo a spiegargli come
Remax potrebbe aiutarlo a raggiungere questi obiettivi. Allora, il franchising immobiliare in Italia non è mai stato particolarmente amato dagli agenti immobiliari. Secondo te qual è stato l'errore di imprinting da parte di chi ha iniziato a raccontare il franchising insomma un po' di anni fa? Credo magari il pensare che il franchising fosse molto limitante. Quindi magari non vedere che il franchising, o probabilmente la casa madre in quel caso, puntava proprio alla crescita e alla volontà di far crescere il proprio affiliato, in quel rapporto win-win. Quindi magari essere molto limitato operativamente, magari potendo lavorando solo in determinate zone, nei famosi limiti di zona, oppure non potendo collaborare con qualche collega, non potendo magari aumentare il proprio protagonismo o comunque la propria indipendenza. Quindi secondo me era visto proprio questo. Cioè, quindi, come una cappa limitante. Bravissimo. Okay. Vado lì, sfrutto un marchio, ma poi alla fine probabilmente anziché crescere l'affiliato probabilmente cresceva solo il marchio. E quindi Questo penso che sia stato quello che inizialmente ha fatto nascere un po' di preconcetti nei confronti del franchise. Credo proprio di sì. Allora, Remax è cresciuto proprio in momenti di crisi. Possiamo dire che la crisi immobiliare, la crisi finanziaria è stata veramente toccasana, ecco, per il modello Remax. Quindi, mentre gli altri perdevano pezzi, voi li avete insomma staccati. La ricetta qual è stata? Ma io sicuramente offrire l'esatto opposto di quello che abbiamo parlato prima, quindi offrire la possibilità di crescere realmente, quindi dare quell'assistenza, quella metodologia, quel sistema organizzativo che permettesse di crescere proprio nell'ottica win-win che abbiamo noi come sistema americano. Non ultimo il fatto proprio di essere anche internazionali, quindi probabilmente il fatto di far parte di un gruppo internazionale che in altre nazioni, noi siamo in 112 nazioni al mondo, avevano magari già vissuto questo periodo di crisi, ci ha aiutato a essere preparati e quindi sapere come superare questo modello, e dando appunto la possibilità e far capire, comprendere all'affiliato che affiliandosi al gruppo Remax non sarebbe stato da solo, anzi sarebbe stato sempre in proprio ma non da solo, e avrebbe avuto alle spalle un partner solido e affidabile che puntava in primis alla crescita del suo figlio. Certo. Allora, approfitto del tuo punto di vista privilegiato, se vogliamo, e comunque una contaminazione internazionale aiuta sempre ad avere insomma più informazioni, più visione. E qual è il più grande limite che tu vedi nel settore immobiliare italiano? E secondo te quale impatto avrà il franchising ancora nei prossimi 10 anni nel nostro paese? Il limite. Non ti posso fare domande facili? No, sennò certo, poi beh, altrimenti giustamente. Esatto. Giusto. Mi metti in difficoltà subito. Esatto. No, allora, il limite proprio operativo, a mio avviso, è il più grande aspetto negativo. Quindi la possibilità magari di non avere la possibilità di allargare il proprio business, quindi non avere la possibilità di poter magari sfruttare o andare a coinvolgere o andare a prendere possibilità che il mercato offriva al di fuori del proprio comune. Però riguarda anche l'agente immobiliare singolo. Certo. Non certo. Marchiato, no, ecco. No, infatti cioè, io stavo parlando certo, in generale. Okay. Non dar la possibilità magari anche di creare una sinergia, quindi una collaborazione. Non ultimo anche un discorso di crescita anche da un punto di vista formativo, quindi una formazione che aumenti naturalmente certo. La professionalità. Quindi credo che questo sia uno degli aspetti più importanti, rimanere piccoli nel senso legati al proprio territorio senza avere la possibilità magari di collaborare e creare sinergie con i propri colleghi, sì. Sia dello stesso gruppo o magari anche di altre realtà. Certo. Tu pensi che continueremo a vendere il franchising nei prossimi anni nello stesso modo in cui lo stiamo vendendo oggi? Vendere in che senso? Beh, tu vendi franchising, okay. Secondo te nella vendita del franchising e nel modello che tu vendi cambieranno cose
nei prossimi 10 anni, o pensiamo di continuare a venderlo come ricetta valida per tutte le stagioni? No, beh, credo che come tutte le cose cambiano e anche noi ci dovremmo magari adeguare al cambiamento. Sono convinto però che più andremo avanti con gli anni, col tempo, e più il franchising prenderà sempre più piedi, o comunque sia le agenzie locali, le agenzie piccole rimarranno sempre meno rispetto a gruppi importanti. Diciamo quindi che il trend in atto è quello di una dematerializzazione dell'agenzia, quindi una rarefazione dell'agenzia a conduzione familiare su strada. Quindi tu dici questo trend potrà essere intercettato dal franchising per creare opportunità di sviluppo. Certamente, ecco, certamente. Lo vediamo già adesso noi negli ultimi 2 o 3 anni. Come parlavo prima, buona parte delle nostre affiliazioni sono rivolte proprio ad agenzie locali. Quindi ok, magari a volte capita conversioni da un gruppo al nostro, però noi andiamo a colloquiare soprattutto con agenzie locali di cui parlavamo prima, perché si rendono conto che appunto far parte di un gruppo aumenta le possibilità in un gruppo come Remax, a maggior ragione, in cui la collaborazione è obbligatoria, aumenta sia un discorso di economico interno, ma anche rivolto verso il cliente. Un dato che noi reputiamo più che soddisfacente è che in Italia vendiamo un immobile ogni 26 minuti. Questo è naturalmente è frutto della collaborazione. Più siamo presenti con il fatto di condividere gli immobili e le richieste, questo agevola naturalmente la crescita dell'agenzia e naturalmente la soddisfazione del cliente, che è sempre l'aspetto più importante per tutti. Che l'elemento oggi del mercato che funziona è la velocità. È la velocità. Questo è, come dice il nostro presidente, ormai siamo nell'era Amazon. Esatto. Il cliente vuole una risposta nel più breve tempo possibile. Se vuole vedere una casa, non deve aspettare. Bravissimo, non deve aspettare troppo tempo. E anche su questo, ritornando un po' magari al trend di cui mi chiedevi, e al fatto sempre di essere naturalmente internazionali, stiamo puntando molto anche sulle nuove tecnologie e stiamo studiando anche nuovi accorgimenti che aumenteranno la velocità e anche la customer experience per i nostri clienti. Quindi insomma un miglioramento dell'esperienza di compravendita. Certamente. Questo sì. Bene, senti, allora è il momento dello spot. Ok, non lo sapevo, te lo faccio fare. Allora, per chi fosse interessato a avvicinarsi al mondo Remax per informazioni, per valutare un'affiliazione, per entrare in un'agenzia Remax, la via più breve, Luca, qual è? Contattare direttamente la sede di Remax Italia attraverso il nostro sito remax.it. Ci sarà un form, lo potrete compilare e poi verrete ricontattati direttamente dai miei colleghi che ci occupiamo della zona di cui vuoi, il vostro interesse. Tu che zona stai seguendo? Io mi occupo della Lombardia e dell'Emilia. Emilia, quindi insomma produzione, sì, e buonissima cucina e accoglienza. Bravo. Comincio a invidiarti, adesso facciamo un discorso diverso. Molto volentieri. Grazie mille Luca. Grazie a te. Ti aspetto in occasione del prossimo video che faremo sicuramente con l'arrivo poi del nuovo anno. Molto volentieri. Benissimo. È un piacere. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello @gerardopaterna.com. Alla prossima!